Bene, abbiamo visto ieri la procedura, adesso qualcuno si divide un polinomio per un altro. Oggi vediamo se ho un polinomio A diviso dividendo divisore. L'operazione consiste in determinare il polinomio quoziente e il polinomio resto. Il divisore della divisione e il resto della divisione, in modo tale che posso scrivere il dividendo come quoziente per divisore più il resto. Lo vedo come fare. Ok? La divisione produce un quoziente che è un polinomio di grado pari alla differenza dei gradi di dividendo meno divisore, e il resto è un polinomio di grado inferiore a quello del dividendo, del divisore. Ok? Oggi vediamo un caso speciale. Se ho un divisore di primo grado se il divisore è del tipo x meno un numero, chiamiamolo A o K o come volete voi, allora la divisione ha proprietà speciali, particolari, che altrimenti non avreste. Perché? Beh, supponiamo che abbia trovato il quoziente, cioè fare la divisione significa trovare il quoziente. Che grado ha il quoziente? Ha un grado di una unità inferiore a quello del dividendo, perché faccio la differenza dei gradi. Il resto, avendo un grado inferiore a quello del divisore, che grado ha? Sotto l'1 cosa c'è? Essendo di grado 0 non contiene la x, non dipende da x, perché l'unico grado sotto lo 0 dell'1 è grado 0. Quindi se, ripeto, il divisore è di primo grado, allora il dividendo posso scrivere come quoziente per divisore più il resto, che non dipende più da x, non c'è più la parentesi r di x, perché è di grado 0. Ok? Questo cosa comporta? Comporta il fatto che se devo fare la divisione o devo verificare se un polinomio è divisibile per x meno a, posso verificarlo, posso sapere il resto della divisione prima di fare la divisione. Perché? Questo è abbastanza immediato da vedere, in quanto, fatemi riscrivere questa versione un po' più, prima che sia troppo tardi, se vi scrivo a di x è uguale al quoziente per x meno a più r. Ok? Supponiamo di calcolare il valore del polinomio dividendo quando x vale a. Riscrivo il dividendo mettendo al posto di x questo numero. Che cosa ottengo? Ottengo q di a per a meno a più r.
questo vale 0. Se questo vale 0, tutto questo vale 0. Di conseguenza, il valore del polinomio dividendo calcolato quando x vale a è esattamente uguale al resto. E non ho fatto la divisione. Per calcolare il resto, quindi per sapere se il polinomio dividendo è divisibile per x meno a, è sufficiente calcolare il valore del dividendo quando x vale a minuscolo. Se questa grandezza è 0, il resto della divisione è 0 e quindi questo polinomio è divisibile per questo binomio, altrimenti no. Esempio. Posso andare avanti? Consideriamo il polinomio x alla seconda più x meno 2 e voglio vedere se è divisibile per x più 1. Questo x più 1 posso scriverlo come x meno meno 1. Ok? Ricordate che il dividendo è nella forma x meno a divisore, cioè x meno un numero. X più 1 posso scriverlo come x meno meno 1, quindi la mia a vale meno 1. Il resto della divisione per x più 1 vale, questo è il mio a di x, il valore del dividendo quando x vale meno 1 e ottengo meno 1 alla seconda più meno 1 meno 2, quindi 1 meno 1 meno 2 e fa meno 2, il resto non è 0, quindi x alla seconda più x meno 2 non è divisibile per x più 1. Se uno non ci crede può fare la divisione, troveremo un modo più rapido per farlo. La seconda più x meno 2 x più 1, x la seconda diviso x fa x, calcoliamo il resto parziale, il resto è meno 2, il quoziente è 7 mi resta meno 2, quindi sono riuscito a calcolare il resto prima di fare la divisione. Ho una tecnica per sapere se un polinomio è divisibile per un altro. Invece, se torniamo al nostro polinomio dividendo x alla seconda più x meno 2, se per divisore prendo x meno 1, significa che il mio a stavolta vale più 1, perché questo devo scrivere nella forma x meno a, dal confronto a vale più 1. Se voglio dividere x alla seconda più x meno 2 diviso x meno 1, prima calcolo quanto vale il resto,
cioè calcolo il valore del dividendo quando x vale a, cioè più 1, 1 alla seconda più 1 alla seconda più 1, scusate la seconda non c'è più, meno 2, 0. I due polinomi sono uno multiplo dell'altro. X alla seconda più x meno 2 è divisibile per x meno 1. Facciamo la divisione. È x più 2, il resto è 0. Ma qui veniamo al punto. Se ho trovato un binomio che divide questo polinomio, di questo cosa me ne faccio? Beh, abbiamo già visto che a di x può essere scritto come il quoziente per x meno a più il resto. Nel nostro caso il resto è 0. Quindi dividendo x più x alla seconda più x meno 2, che è uguale al quoziente che era x più 2, per il divisore x meno 1, che è 0. Ho trovato un modo per comporre i polinomi. Non scomposto in fattori, un modo che generalizza, ripeto, il famoso trinomio caratteristico. Sono caratteristico non è altro che un caso particolare del teorema del resto, che abbiamo appena visto, si chiama teorema del resto, il fatto che posso calcolare il resto senza fare divisione. Okay. Prendiamo questo polinomio. Due x alla quarta meno 2x alla terza meno 4x alla seconda più 5x meno 1. Vogliamo dividerlo, punto A,
per x meno 1, vediamo se è divisibile per x meno 1. Qui il nostro a piccolo è più 1 confrontato con x meno a, uguale a 1. Per trovare il resto devo calcolare il dividendo quando x ha questo valore. Ok? Detto in altri termini, qual è il numero che annulla il divisore? Qual è il numero che posto al posto della x fa sì che questo sia 0? 1. Se trovo un numero che annulla il divisore e il dividendo, vuol dire che questi due polinomi sono divisibili l'uno per l'altro. Ok? Calcolo il resto. Riscrivendo, proprio copio così com'è il dividendo, solo che al posto di x scrivo 1. Quindi ho 2 per 1 alla quarta, che è 2, meno 2 per 1 alla terza, che è meno 2, meno 4 per 1 alla seconda, che è meno 4, più 5 per 1, che è 5, meno 1. 2 meno 2 fa 0, meno 4 meno 1 fa meno 5, più 5 è 0. Quindi 2 alla quarta meno 2x alla terza meno 4x alla seconda più 5x meno 1 è divisibile per x meno 1. Cioè posso scomporre il polinomio di partenza in un polinomio che sarà di terzo grado, quarto grado meno grado 1 fa grado 3, il quoziente di terzo grado, per x meno 1. Quindi se voglio scomporre questo polinomio, mi è utile sapere in anticipo se è divisibile per questo, perché non faccio la divisione per niente, so già che la divisione andrà a buon fine, perché troverò il resto 0. Adesso facciamo la divisione con un'altra tecnica, che si chiama tecnica di Ruffini. Ruffini, matematico bolognese, in realtà era un medico bolognese del 1800, che ha voluto questa regola per alcuni polinomi, l'abbiamo simplificata rispetto al precedente. Per fare la divisione in questo modo prendiamo sempre il polinomio dividendo e ordinando per potenze decrescenti della x e mettendo 0 dove mancano le potenze, solo che anziché scrivere tutto il polinomio scrivo solo i coefficienti, cioè ciò che c'è davanti alle potenze della x. Quindi scriverò 2 meno 2 meno 4 più 5 e meno 1 e li scrivo in sequenza. Cominciamo quindi con 2 coefficiente di x alla quarta, meno 2 coefficiente di x alla terza, meno 4 coefficiente di x alla seconda, più 5 coefficiente di x e meno 1. Scrivo uno dietro l'altro, separati un pochetto per non confonderli, ok? Poi traccio due barre verticali, la prima prima del primo coefficiente e l'ultima prima dell'ultimo coefficiente. E una barra orizzontale. In questa posizione va il valore del numero A, che nel nostro caso è più 1. Ricordate, A vale più 1. Nell'angolo a sinistra in alto riporto il valore di A, che è più 1. Dopodiché abbasso il primo coefficiente, 2 lo riscrivo qua sotto. Moltiplico 1 per 2 e ottengo 2 e lo scrivo sotto il secondo coefficiente e poi sommo, meno 2 più 2 fa 0 e ripeto, 1 per 0 fa
0, meno 4 più 0 fa meno 4, meno 4 per 1 meno 4, sommo, più 5 meno 4 fa più 1, sommo, moltiplico e sommo. In quest'angolo ottengo il resto della divisione. Questo numero moltiplicato per questo va qua. Poi sommo e ripeto. Ripartendo da questo numero. Qui nell'angolo inferiore destro il numero che ottengo è il resto. Quindi posso controllare se il resto che ottengo prima coincide con questo. Se no incide sbagliato il calcolo, io adesso ho prima. Questo è una verifica. Sì, certo. Mentre questi numeri sono i coefficienti del polinomio quoziente. Avevamo detto, se vi ricordate, che il quoziente è a grado 3. Ok? 1 inferiore a 4, quindi grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Se il coefficiente di grado 3 è 2, vuol dire che qui devo scrivere 2x alla terza. Il grado 2 non c'è, perché il coefficiente è 0. 0x alla seconda, meno 4 per x più 1. Quindi il quoziente è 2x alla terza meno 4x più 1. Dopo che ho trovato il quoziente, sono in grado di scomporre il polinomio di partenza. 2x alla quarta meno 2x alla terza meno 4x alla seconda più 5x meno 1, posso scriverlo come il quoziente 2x alla terza meno 4x più 1 per i divisori meno 1. E ho scomposto il mio polinomio in due fattori. Il resto non c'è perché il resto è 0. Ok? Domande? No, non ho capito. Il dividendo può essere scomposto nel quoziente più il divisore più il resto. Ma qui il resto è 0, abbiamo scelto apposta. Il quoziente abbiamo trovato con la divisione e sapevamo in anticipo che x, questa parte era x meno 1. Ok? Perché se metto il posto di x 1, il resto è 0. Ultimo punto, quanto manca? Non ce la facciamo. È chiaro questo schema? Ripeto, elenco i coefficienti del dividendo,
senza mettere le x, solo il coefficiente. In questo angolino va il numero che annulla il divisore, in questo caso più 1, potrebbe essere anche meno 1 se dividevo per x più 1. Okay? Poi qui come se ci fosse 0, quindi 2 più 0 fa 2. Moltiplico 1 per 2, ottengo 2 e lo metto incoronato al secondo coefficiente. E poi sommo, meno 2 più 2, 0, moltiplico 1 per 0 fa 0, sommo meno 4 più 0 meno 4, rimoltiplico meno 4 per 1 fa meno 4, sommo più 5 meno 4 più 1, rimoltiplico 1 per 1 1 e risommo. Importante, qua sotto viene il resto. Se qui, se avevo calcolato che il resto era nullo e qui non viene 0, vuol dire che ho sbagliato qualcosa o nella tabella o nel resto. Ok? E tra le due barre ottengo i coefficienti del polinomio quoziente. 4 coefficienti grado 3, perché devo contare anche il grado 0, grado 0, 1, 2, 3. Grado 0 significa che non c'è la x, x alla 0 fa 1. Ok? Ultimo punto, ripeto, chiudiamo con qua. Supponete, e sarà quello che succederà più spesso, di non conoscere il valore di A. Per esempio, devo scomporre x alla seconda meno 5x più 4. Posso in questo caso usare il pronome caratteristico, oppure Ruffini. Cioè, usando il teorema del resto e la tecnica di divisione di Ruffini. Ma come faccio a sapere se, lo chiedo, se è divisibile per x meno a? Come faccio a sapere a? Che numero devo mettere qua per fare in modo che questo polinomio diventi divisibile per questo, cioè che il resto sia 0? Risposta: in generale a, se il problema è di questa forma, va cercato tra i divisori del termine noto. Quali sono i divisori di 4? 1 meno 1, 2 meno 2, 4 meno 4. E devo provarli tutti, finché non trovo uno che funziona. Ok? Facciamo in ordine. A vale più 1. Vediamo se funziona. Riscrivo il dividendo mettendo al posto della x 1. Alla seconda fa 1, meno 5 per 1 fa meno 5, più 4. Stavolta sono fortunato. 1 più 4, 5, meno 5, fa 0. Questo funziona. Cioè, x alla seconda meno 5x più 4 è divisibile per x meno 1. Adesso faccio la divisione. Vado avanti. Aspetti un secondo. Quindi riscrivo i coefficienti 1, meno 5 e più 4. Ok. 1, meno 5, più 4. Le due barre da applicare. Prima del primo coefficiente e prima dell'ultimo, barra orizzontale, il valore di A che è 1, abbasso l'1, moltiplico 1 per 1, 1, sommo, meno 4, moltiplico 1 per meno 4 e sommo. Qui ho il resto, che funziona, è 0. E qui ho il polinomio quoziente. Grado 0, grado 1, quindi x meno 4.
Quindi il mio polinomio di partenza, x alla seconda meno 5x più 4, scopo divide in x meno 4, quoziente, per il divisore x meno 1. E questa è l'ultima spiaggia, cioè l'ultima legge non funziona. Quando niente funziona, si gioca la carta di prima. Non guardate lì, così fai un po' di esercizio. Ok? Non è necessario andare a cercare tutti i divisori di 4. Comincio dal più piccolo, provo proprio finché non trovo uno che funziona. E lì mi fermo e faccio la scomposizione. Ok? Mi basta trovarne uno. Da suonare, mi fermo qua, vi do gli esercizi da fare dopo a casa.